Nella prima giornata della fase finale del Trofeo Medicio, la Fiorentina si è imposta per 1-0 sul margine coperta. Incontro combattuto deciso dalla rete di Julian Heller, quarto minuto di gioco. La replica della formazione nerazzurra con i tentativi di Mancino e Ferraro, ma al fischio finale la vittoria va ai ragazzi di Ruglioni. Nessun gol e poche emozioni nel confronto tra i padroni di casa del Seano e il margine coperta. Nardi nega la gioia del gol a Fanti, poi nei minuti finali è Giusti a sferrare il blitz sul calcio di punizione, ma il pallone esce alto al fischio finale 0-0. Dopo la vittoria all'esordio contro il margine coperta, la Fiorentina si ripete calando il poker contro il Seano. In evidenza Giulianelli che con due gol fotocopia indirizza la partita sui binari giusti per la formazione viola. In entrambe le circostanze è Gori a confezionare l'assist vincente. Terza rete ad opera di Lorenzo Celai sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi è Mustone a porre il sigillo finale sulla gara e vittoria viola. Subito Azzurri avanti dopo soli 2 minuti con Cappelli che insacca dopo una respinta corta della difesa senese. Raddoppio Empolese poco prima del quarto d'ora di gioco con Re in gol da fuori area. Il Samminato non demorde e accorcia le distanze con Danielli. Il Samminato conferma di essere una formazione di tutto rispetto e con una prova grintosa inchioda sul pareggio a reti bianche il Prato, incapace di rendersi pericoloso. L'unica emozione in un match privo di sussulti è il palo colpito da Weslati nei minuti finali. Samminato vicino alla vittoria, ma al fischio è pareggio. La sfortuna e l'imprecisione negano la vittoria all'Empoli. La formazione azzurra prima rischia sul tentativo di Princiotta, poi costruisce due occasioni nitide per portare a casa la vittoria. Gradi sbaglia a porta vuota, poi Cappelli colpisce il palo esterno a tempo praticamente scaduto. Prato ancora senza reti, alla finalissima ci va l'Empoli. Nella finale per il quinto e sesto posto il Samminiato a vincere sui padroni di casa del Seano. La rete decisiva arriva al quinto minuto e porta la firma di Weslati. Festa Samminiato! Il margine coperta sale sul gradino più basso del podio superando per 1-0 il Prato nella finale per il terzo e quarto posto. Lanieri pericoloso in apertura con il tiro da fuori di Biagini, poi solo Nerazzurri. Mancino colpisce la traversa da distanza siderale, poi il gol della vittoria ad opera di Pasotti, medaglia di bronzo al margine coperta. La finalissima se la aggiudica la Fiorentina di Ruglioni che all'atto conclusivo si impone per 1-0 sull'Empoli grazie alla rete di Giulianelli. Viola vicina al raddoppio con Amatucci, poi Azzurri che sfiorano il pari con Gradi, ma Bertini gli chiude la porta. Signorini sfiora il secondo gol, ma non c'è più tempo, la prima edizione del Trofeo Medicio si tinge di viola. La finale del torneo Città di Seano va alla Lucchese che batte calci di rigore la Pistoiese. Vantaggio arancione nel corso del primo tempo con Lucchini, poi cresce la formazione rossonera che al quarto d'ora pareggia i conti con Bernardeschi. La lotteria dei rigori premia la Lucchese, è festa rossonera!